come vi ho preannunciato la scorsa settimana, nella lezione di oggi tireremo un po' le fila di varie cose che abbiamo detto nelle scorse lezioni, arrivando a studiare l'oggetto trasformatore. Lo chiamo trasformatore reale per distinguerlo dal bidoppio bipolo, trasformatore ideale, che ho studiato tanto tempo fa, che gode di quelle proprietà che vedemmo all'epoca, trasparenza di potenze, trasporto di potenze, eccetera. Dunque, l'oggetto fisico in questione è un oggetto con cui siamo già familiari, ovvero un circuito magnetico . Immaginate quindi un anello di materiale ferromagnetico fatto a lamierini per i motivi che abbiamo studiato la volta scorsa, su cui sono avvolti due avvolgimenti. Supponiamo di essere a regime sinusoidale, quindi considererò direttamente i fasori delle grandezze tensione e corrente, perché siamo a regime sinusoidale. Quindi mettete questa piccola, diciamo, questa notazione di emissionamenti precisa. Allora, quello che noi facciamo è dimostrare un teorema, sostanzialmente. Le cui ipotesi sono: l'oggetto fisico in questione è questo, siamo al regime sinusoidale, e in aggiunta valgono queste quattro ipotesi. La prima ipotesi è la riluttanza del tubo di flusso, questo tubo di flusso, cioè questo circuito magnetico qua, non è il tubo di flusso, la riluttanza di questo circuito magnetico tende a zero. Il che vuol dire, se ci pensate, che la permeabilità con cui faccio questo circuito magnetico, la permeabilità del materiale con cui faccio questo circuito magnetico, tende all'infinito. Ricordate che la permeabilità sta al denominatore dell'espressione della riluttanza. Seconda ipotesi, c'è accoppiamento perfetto fra i due avvolgimenti, il che vuol dire che i flussi dispersi sono pari a zero. Dico così genericamente, F con D uguale a zero, per ricordarvi questa cosa. Ricordate, noi abbiamo definito il flusso disperso qualche lezione fa in maniera precisa. Stiamo immaginando che i flussi dispersi siano pari a zero, che vuol dire che c'è accoppiamento perfetto fra i due avvolgimenti. Cioè tutte le linee di campo che si concatenano con un avvolgimento vengono convogliate tutte quante da questa struttura a concatenare anche il secondo avvolgimento, senza, tra virgolette, che si perdano delle linee di campo in mezzo. Ok? Cioè non ci sono flussi dispersi. Terza ipotesi, perdite del ferro uguale a zero, il che vuol dire che stiamo trascurando l'isteresi, quindi non c'è isteresi, e non ci sono correnti parassite. Vi ricordate, questi sono i due meccanismi di perdita del ferro, l'isteresi e le correnti parassite, quindi non c'è né l'uno né l'altro fenomeno, stiamo supponendo di poter trascurare. Quattro. Supponiamo che le perdite nel rame siano pari a zero.
Vi ricordo, le perdite nel rame sono quelle che si manifestano nei fili conduttori con cui realizzo i solenoidi, ne abbiamo parlato nella scorsa lezione, mi pare. Che vuol dire che sto immaginando che questi fili con cui realizzo i solenoidi siano fatti di materiale conduttore perfetto. Quindi scrivo qua, conduttore perfetto, perché lo chiamo. Queste sono le ipotesi. La tesi è che questo oggetto fisico, nelle ipotesi fatte, ammette come circuito equivalente un trasformatore ideale con rapporto di trasformazione pari al rapporto fra il numero di spire dell'avvolgimento 1 e 2. Ah, per inciso, in questo oggetto l'avvolgimento 1 primo si chiama anche avvolgimento primario, l'avvolgimento 2 2 primo si chiama anche avvolgimento secondario del trasformatore. Quindi primario e secondario del trasformatore sono i due avvolgimenti. Quindi userò anche questa dicitura nel tuo. Quindi, nelle quattro ipotesi fatte, l'oggetto fisico in questione viene rappresentato da un circuito equivalente che è un trasformatore ideale di rapporti di trasformazione pari al rapporto fra il numero di spire degli avvolgimenti primario e secondario. Adesso lo andiamo a dimostrare, no? Questo teorema naturalmente. Però già capiamo che, vabbè, dai, lo facciamo dopo le considerazioni, dimostriamo come diciamo corollare questo teorema. Dimostreremo anche, lo faccio qui cancellando questa parte della lavagna, dicevo, come corollare a questo teorema, dimostreremo anche che rimuovendo queste quattro ipotesi il circuito equivalente dell'oggetto fisico diventa quello che ora disegniamo la lavagna. Uno queste quattro ipotesi, l'oggetto fisico è rappresentato da un trasformatore ideale. Se queste quattro ipotesi invece non valgono, allora l'oggetto fisico è rappresentato da questo circuito equivalente. Dalla dimostrazione poi sarà chiaro il significato di ciascuno di questi elementi, quindi non mi soffermo ora, questo ve lo do come diciamo, risultato al quale arriveremo al termine della dimostrazione e lo commenteremo. Va bene? Allora, come dimostriamo questo teorema? Allora, sfruttiamo le ipotesi, è quello che conosciamo, no? Del funzionamento di questo. Allora, per prima cosa, le ipotesi 3 e 4, cioè l'assenza di perdite nel ferro e nel rame, mi permette di dire, a priori, che nel circuito equivalente di questo oggetto, valendo queste ipotesi, non compariranno resistori. Vi ricordate, le perdite si manifestano, l'abbiamo studiato la volta scorsa, come una potenza media che si dissipa nel materiale, ossia nel circuito equivalente vengono rappresentate come dei resistori, che sono gli unici oggetti circuitali che noi conosciamo in grado di assorbire una potenza media, una potenza attiva differente da zero. Poiché noi stiamo invece ipotizzando qui che le perdite siano nulle, ne segue di conseguenza che nel circuito equivalente che stiamo cercando non ci saranno resistori. Quindi questo oggetto si studierà con le leggi dei circuiti magnetici che abbiamo già studiato. In particolare
sappiamo già, per averlo studiato qualche tempo fa, che l'oggetto in questione si comporta come un doppio bipolo, circuiti mutuamente accoppiati, e le equazioni sono allora, V con 1 è la tensione, vedete che si manifesta ai morsetti del primario del trasformatore. Essa tensione è pari alla derivata del flusso concatenato con l'avvolgimento stesso, anzi quello che io ho chiamato in realtà lambda, no? Siamo lo stesso formalismo, lambda 1. Siamo a regime sinusoidale, quindi invece la derivata ci metto chiaramente la moltiplicazione per g omega e poi sui fasori, no? Chiaramente. Quindi la tensione che si manifesta in morsetti qui è pari alla derivata del flusso concatenato con l'avvolgimento 1. Il quale flusso concatenato si scrive come? Allora, in questo modo. Il flusso lambda 1 concatenato a avvolgimento 1 si scrive come L1 per I con 1, dove L1 è il coefficiente di autoinduzione da avvolgimento 1, più M per I2, dove M è il coefficiente di mutua induzione fra l'avvolgimento 1 e 2. Queste sono le equazioni dei circuiti mutuamente accoppiati che abbiamo tante volte studiato. Analogo discorso su V con 2, G omega lambda 2, ovvero G omega M con 1 più G omega L2 in 2. Bene. Sfruttiamo adesso le altre ipotesi che ancora non abbiamo utilizzato. Per scrivere questo, nei fatti sto dicendo che sto utilizzando queste due relazioni, perché vedete, qui non ci sono resistori di mezzo, quindi sto dicendo non ci sono vertici. Sfruttiamo adesso questa ipotesi 2. Che vuol dire l'ipotesi 2? L'ipotesi di accoppiamento perfetto vuol dire che, sappiamo, L1 per L2 deve essere pari a M quadro, diciamo questo lato analitico per così dire. Lato fisico vuol dire che tutte le linee di campo, quello che dicevo prima, tutte le linee di campo che si concatenano con un avvolgimento si concateneranno anche in due lati. Il che vuol dire che il tubo di flusso che sto considerando è un tubo di flusso che non perde flusso, diciamo così. Cioè, qualunque sia la sezione a cui mi metto, il flusso phi alla sezione è lo stesso in tutti i punti del tubo di flusso. In questo modo non ci sono linee di campo che sfuggono, diciamo così, ma c'è accoppiamento perfetto. Quindi detto phi, il flusso alla sezione, l'ipotesi 2 significa sostanzialmente che il flusso lambda 1 è pari a n una volta il flusso phi. Il flusso lambda 2 è uguale a n due volte il flusso phi. Perché appunto, vi ricordate, il flusso lambda 1 si deve fare l'integrale sull'elica che si appoggia a questo solenoide, che viene con ottima approssimazione n una volta il flusso di ogni spira, il quale flusso su ogni spira si chiama phi per il motivo che vi ho detto prima, che ogni sezione il flusso si chiama phi. E così la stessa cosa qui, e quindi vale quella relazione, d'accordo? Bene. Va bene, che altra equazione dobbiamo aggiungere? Beh, dobbiamo aggiungere le leggi dei circuiti magnetici, le leggi di Hopkins, se volete, le quali in questo caso si scrivono
d'accordo? Il circuito magnetico, il circuito analogo, scusate, con cui posso fare infatti, questi calcoli, è questo qui, mi ricordo. Questa è la riluttanza R del circuito magnetico, questo è N2. No. Allora, insomma, penso che siamo abbastanza pratici adesso questa cosa. Spero di sia benissimo. Allora, facciamo un po' di calcoli, giusto per vedere un po' le cose come vanno. Allora, in particolare, facciamo il calcolo di L1 e L2M per verificare cosa viene. Allora, usando questo circuito, L1, vi ricordate, sta scritto qua, è pari a lambda 1 su i con 1 quando i con 2 pari a 0. Ossia, uso questa adesso, N1 Φ diviso con 1 quando i 2 è pari a 0, dove Φ è il flusso che io posso valutare sul circuito analogo, vi ricordate? L'analogo è la corrente, sarebbe il flusso. No, vi ricordate, sto facendo cose che abbiamo già fatto in passato, questo non lo rapido. Beh, facendo il calcolo, qui mettendo dico 2 pari a 0, facendo il calcolo che viene fuori, questo viene immediatamente N1 quadro diviso la riluttanza. Banale, no? Φ è pari a N1 di 1 diviso R, si dice. Così come L2 che è pari a lambda 2 su 2 quando I1 è pari a 0, viene fuori N2 quadro, dico bene, diviso la riluttanza, lo stesso identico calcolo mutatis mutandis, mentre M che si può scrivere come lambda 1 da dirlo M si può scrivere lambda 1 su 2 quando I1 è pari a 0, facendo gli stessi calcoli viene fuori N1 per N2 diviso la riluttanza. D'accordo, da qui vediamo effettivamente quello che vi avevo anticipato, ovvero che L1 per L2 è uguale a M4, se io faccio questo prodotto viene fuori M4, il che conferma il fatto che c'è accoppiamento perfetto nella situazione in cui mi sono messo. Quindi è, se volete, una verifica del fatto che, diciamo, sto considerando effettivamente una situazione in cui vale ipotesi 2. D'accordo? Allora, in questa situazione, quando c'è accoppiamento perfetto, qui, qual è il circuito equivalente di quell'oggetto lì? L'abbiamo già studiato. È un circuito che è fatto in questo modo. Questo, in cui il rapporto di trasformazione è pari a L1 diviso N. E questo è G di omega L1. D'accordo? Ci metto dentro i valori, L1 diviso M fa esattamente N1 su N2, vedete? Se io faccio L1 diviso M si semplifica la riluttanza e viene fuori N1 a quale diviso N1 per N2 per questo. Bene, non ho ancora sfruttato l'ipotesi R che tende a 0, cioè il fatto che la riluttanza di questo flusso tende a 0. Qual è la conseguenza?
conseguenza di questa ipotesi? Beh, se la riluttanza tende a 0, vedete, la induttanza L1 tende all'infinito, vedete, R sta al denominatore. Il che vuol dire che questo oggetto qui tende ad avere un'impedenza infinita. Il che vuol dire ancora che esso, al limite per la riluttanza che tende a 0, tende a comportarsi come un circuito aperto, un oggetto che abbia un'impedenza infinita. Quindi, sfruttando anche l'ultima ipotesi che io non avevo ancora sfruttato, il circuito equivalente diventa questo qua. D'accordo? E questo dimostra il teorema. Quindi, nella validità, nell'ipotesi di validità di queste quattro condizioni, l'oggetto fisico in questione ammette come circuito equivalente un trasformatore con rapporto di trasformazione pari alla direzione. Che cosa succede se io rimuovo le varie ipotesi adesso? Allora, se io rimuovo, ce l'ho qui, quindi faccio questa per prima. Se io rimuovo l'ipotesi 1, ma suppongo ancora valide tutte quante le altre, qual è il circuito equivalente? Beh, è esattamente questo, ci siamo arrivati nel corso della dimostrazione, quindi è chiaro. Questo è il circuito equivalente che viene fuori rimuovendo l'ipotesi 1. D'accordo? Cosa accade se io rimuovo l'ipotesi 2? Facciamo prima l'ipotesi 3, un po' più semplice. Stiamo una volta in questo modo. Cioè che le perdite del ferro siano pari a 0. Quindi rimuovo queste ipotesi significa che sto ammettendo che ci siano adesso delle perdite nel ferro. Se ci sono perdite nel ferro, deve comparire nel circuito equivalente un resistore. Come devo mettere questo resistore? Vi ricordate, devo metterlo in parallelo perché le perdite nel ferro dipendono dalla tensione a cui è sottoposto il circuito magnetico, no? L'abbiamo studiato la volta scorsa quando abbiamo fatto le perdite del ferro di casa. Il che vuol dire che io continuo a lavorare su questo, per capirci, che se rimuovo, oltre ad aver rimosso l'ipotesi 1 che ha fatto comparire questo, se io rimuovo anche l'ipotesi 3, comparirà un resistore in parallelo, il cui valore, che chiamo R con 0, terrà conto delle perdite nel ferro nel modo che abbiamo visto la volta scorsa. Chiaro? Che cosa succede se io rimuovo adesso l'ipotesi 2? Accoppiamento perfetto. Se non c'è accoppiamento perfetto, vuol dire che ci sono dei flussi dispersi. Per considerare, per tenere nel conto i flussi dispersi, abbiamo già studiato qualche lezione fa che dobbiamo introdurre le cosiddette induttanze di dispersione, che abbiamo definito in maniera rigorosa qualche lezione fa. Le quali induttanze di dispersione, vi ricordate, nel circuito equivalente venivano messe così, scusate, qua c'è un po' di spazio, qua L1D G omega, perché siamo alla regione scusale, quindi mette direttamente l'impedenza G omega L2D. Le induttanze di dispersione vanno messe lì. Vi ricordate, quando abbiamo studiato i circuiti equivalenti, abbiamo studiato questa cosa in maniera dettagliata. Rimuovendo l'ultima ipotesi rimasta, cioè questa, quella di perdere il rame pari a 0, significa che stiamo ammettendo che i fili con cui realizzo l'avvolgimento, non essendo più di conduttore perfetto, abbiano una loro propria resistenza non nulla. Questa resistenza compare nel circuito equivalente e compare, vi ricordate, in serie, perché le perdite nel rame dipendono dalla corrente che attraversa questi fili, e quindi si mettono, vediamo, R1 e R2. Ecco anche dimostrato il corollario, quello che ho scritto qua, esattamente questo circuito. Quindi,
l'oggetto fisico in questione, no, se supponiamo non più valide quelle ipotesi, chiamiamole semplificative, precedentemente menzionate, è rappresentato da questo circuito equivalente. Questo quindi, da certi punti di vista, è il circuito equivalente più completo, più preciso, più fedele che possiamo immaginare, almeno a nostro livello, per l'oggetto fisico trasformatore. Esso è fatto quindi, questo circuito equivalente, è fatto da un trasformatore ideale che tiene conto, diciamo così, del funzionamento, del nocciolo del funzionamento dell'oggetto fisico, cioè l'accoppiamento elettromagnetico per induzione che c'è fra primario e secondario. No, quello è, diciamo, questi altri dipoli, quindi del circuito equivalente completo, tengono conto dei fenomeni di non idealità, diciamo così. Questo oggetto tiene conto della riluttanza non nulla del tubo di flusso, cioè il fatto che la permeabilità non è infinita. Questo oggetto tiene conto delle perdite nel ferro. Questi due oggetti tengono conto dei flussi dispersi. Questi due oggetti qua tengono conto delle perdite nel rame. Quindi ciascuno di essi ha un significato fisico ben preciso e si collega ad un fenomeno fisico ben preciso rappresentato da quelle quattro ipotesi. D'accordo? Oh, queste quattro ipotesi sono ipotesi semplificative certamente, ma sono ipotesi a cui l'oggetto fisico si avvicina moltissimo. In altri termini, l'accoppiamento non è perfetto in un oggetto fisico, però le induttanze di dispersione veramente sono molto piccole rispetto alle altre induttanze di gioco. La riluttanza non è rigorosamente zero, nel senso che la permeabilità non è veramente infinita, però la permeabilità è talmente alta che questa impedenza qua è quasi, tra virgolette, un circuito aperto. E così per gli altri parametri. In altri termini, l'oggetto fisico trasformatore reale rappresenta molto molto bene, l'oggetto fisico trasformatore reale è rappresentato in termini di circuiti equivalenti da un trasformatore ideale con buona approssimazione. Visto diversamente, l'oggetto fisico in questione riesce a realizzare il trasformatore ideale con buona precisione. Ecco che quindi abbiamo a disposizione la possibilità di costruire realmente degli oggetti il cui funzionamento si avvicina a quello desiderato di trasformatore ideale, a patto di fare bene la cosa, cioè di mettere i lavierini per diminuire le perdite del ferro, di fare il circuito magnetico di materiale ad alta permeabilità per garantire un accoppiamento molto buono e così via. Cioè tutti gli accorgimenti che abbiamo via via studiato nel corso delle lezioni si concretizzano nel permetterci di realizzare nei fatti un trasformatore ideale con quell'oggetto fisico. Giusto per quantificare la bontà di un trasformatore, possiamo introdurre anche il suo rendimento. Adesso vi definisco in termini di potenza. La cancello qui, ve lo scrivo qui. Cancello qua, tanto ce l'abbiamo là, usiamo pure di direttamente. Allora, immaginiamo che questo oggetto fisico, rappresentato da questo circuito equivalente, quindi siamo nel caso più generale, in cui queste ipotesi non sono vere, serva per collegare un generatore a un carico. Abbiamo visto che il trasformatore può essere molto utile se interposto fra un generatore e un carico, può servire per alzare e abbassare i livelli di tensione di corrente, per garantire alti rendimenti o fare adattamento, insomma tutte le cose che vedremo all'epoca. Allora, quindi qua abbiamo un generatore di tensione e qua abbiamo un carico, un'impedenza, un utilizzatore dell'energia elettrica, quello che sia. Allora, permettetemi di chiamare, allora questo lo chiamo L1, questo lo chiamo E1, questo lo chiamo E2. Questo lo chiamo I0. Ok? Questo lo chiamo
Quindi ho messo un po' di nomi, giusto? Allora, facciamo un ragionamento, un bilancio di potenza, mettiamolo così. Allora, immaginiamo che questo generatore era di una certa potenza che vorrebbe consegnare al carico, d'accordo? Vediamo che cosa succede per il fatto di averci messo un trasformatore in mezzo, ok? Quindi, in pratica, se volete, io sto analizzando questa situazione fisica. Questo è l'oggetto fisico, ai morsetti primari ci collega un generatore, e ai morsetti secondari ci collega un'impedenza. Questo è il sistema fisico che sto analizzando, d'accordo? Che viene rappresentato dopo il circuito equivalente per i motivi che abbiamo appena dimostrato. Allora, dicevo, facciamo questo bilancio di potenza. Il generatore erogherà una certa potenza, l'utilizzatore ne userà, ne assorbirà una certa altra. Capiamo che relazione c'è fra le due per il fatto di averci messo in mezzo il trasformatore. Allora, la potenza erogata da questo oggetto, da questo generatore, è uguale alla potenza assorbita in orsetti 1-1 prima, evidentemente. Cioè, vediamo P in, potenza di ingresso, e parlo della parte reale, parlo di potenze attive, quindi faccio la parte reale di B con 1, I con 1 coniugato. Potenza attiva, no? Ricordate, tensione per corrente coniugata della potenza complessa, la sua parte reale è la potenza attiva che coincide con la potenza media, tutte le cose che studiamo diversi mesi fa. Allora, questa è la potenza in ingresso, appunto. Vediamo cosa succede in questa potenza. Allora, la quantità B con 1, questa tensione qua, si scrive come la somma di E con 1, lo scrivo direttamente, E con 1 più R con 1 B con 1 più J omega L 1 D per R con 1 per I con 1 coniugato, e poi ci metto la parentesi qua. Trovate? Allora, piegare la legge che compare tensione. Allora, questo che cosa dico? Parte reale di E con 1, I con 1 coniugato, più parte reale di R con 1. Allora, io qua ho R con 1, I con 1, I con 1 coniugato. Con 1 e con 1 coniugato fa il modulo di con 1 al quadrato, vi ricordate, no? Quindi abbiamo il modulo di con 1, non ci metto nessun segno sopra perché questo è il modulo, al quadrato, più parte reale di J omega L1D, anche qui modulo di con 1 al quadrato. D'accordo? A che cosa è uguale questo? Allora, il primo termine lo descrivo tale e quale, poi dopo lo esploderemo. Allora, che cos'è questo termine? Allora, intanto R1 I con 1 modulo 4 è un termine puramente reale, perché R1 è un numero reale, il modulo di I con 1 al quadrato è un numero reale, quindi quella è una quantità reale. Quindi quando ne faccio la parte reale rimane quella potenza, quello che c'è dentro la parentesi. Beh, questa cosa qui, R1 I con 1 quadro, è la potenza dissipata da questo resistore. Ma questo resistore che cosa rappresenta? L'abbiamo visto un minuto fa. Rappresenta la resistenza fisica del filo con cui faccio l'avvolgimento primario. Quindi quella quantità è esattamente la potenza dissipata nel rame del primario. No. Mi dice quanto si riscalda il filo con cui ho fatto l'avvolgimento primario. Quindi la chiamo potenza dissipata nel rame, PCU, 1 per dire si riferisce al primario. Chiaro? Quanto vale questo secondo termine? Quanto vale? J omega L1D? Sì? 0 vale. Vale 0 perché I con 1 modulo 4 è un numero reale. L1D è un numero reale, omega è un numero reale della parete della pulsazione. Poi c'è J, quindi questo è un numero puramente immaginario, la cui parte reale è 0. Il motivo fisico è che io sto cercando potenze attive. Questo è un termine che viene fuori da un'induttanza che assorbe potenza attiva a 0. No?
e quindi chiaramente non c'è il deterrente, quindi rimane solo un problema. Allora, andiamo avanti. Quarto reale. Allora, adesso al posto di icon 1, quindi sto scrivendo questo pezzo qui adesso, al posto di icon 1 ci scrivo la somma icon 0 più icon 1 prima, usando la legge di Kirchhoff a questo nodo qua. Quindi abbiamo icon 0, lo devo coniugare perché icon 1 è coniugato, più, anzi lo faccio direttamente, più parte reale di icon 1 più icon 1 coniugato. E icon 1 prima. Quindi al posto di icon 1 ci ho messo icon 0 più icon 1 prima. E poi vabbè, ho suddiviso la somma. Vabbè. Allora, quanto valgono questi pezzi? Allora, prima è PC1, ovviamente, lo scrivo da qua. Quanto vale questo? Allora, questa è la potenza attiva assorbita da questo bipolo qua. Mi trovate? Perché devo fare la parte reale di icon 1, questa tensione, per icon 0 coniugato. Quindi questa è la potenza attiva, perché sto facendo la parte reale, di, assorbita da questo bipolo qua, a cui si riferisce la corrente icon 0. Vedete? Questo bipolo si compone del parallelo di un'induttanza e di una resistenza. Poiché sto guardando la potenza attiva, l'induttanza non mi dà contributo. Lo stesso motivo di prima, no? Quindi il prodotto parte reale e con 1 e con 0 coniugato è la potenza attiva assorbita da questo resistore qua solamente. Trovate? Ma fisicamente che cosa rappresenta? L'abbiamo detto un minuto fa, rappresenta le perdite nel ferro. Il resistore sta lì proprio a fare quel lavoro lì. E quindi questa espressione qua altro non è che le perdite nel ferro. Allora, questo lo scrivo dalle quale per il momento. Avete seguito fin qui? Allora andiamo avanti. PC1 più perdita di ferro più. Allora, che cosa è uguale a questo? Allora, sono arrivato qui e con 1 e con 1 coniugato. E con 1 primo, scusate. Sono arrivato qui. Qui che cosa c'è? C'è un trasformatore ideale che sappiamo essere un oggetto trasparente alle potenze. Quindi significa che la potenza complessivamente assorbita da questo oggetto è uguale a 0, ovvero la potenza che entra qui è uguale alla potenza che esce da qua. Questo significa essere trasparente alle potenze. Il che vuol dire che questa quantità è pari a meno la parte reale di E con 2 per i volumi coniugato, c'è il segno meno per proprio il fatto di orientamenti, no? Chiaramente, perché è E con 1 i con 1 primo più E con 2 per i con 2 tutti coniugati, i correnti, a essere pari a 0, quindi c'è il segno meno. In pratica questa potenza è quella che per così dire si trasferisce per via elettromagnetica da primario a secondario a causa dell'accoppiamento che c'è tra primario e secondario legato al circuito magnetico. Questo dicevo. Vabbè, allora andiamo avanti. Allora, PC più perdita del ferro più, anzi, mi chiedo parte reale. Allora, a che cosa è uguale? Allora, sì, a che cosa è uguale E2? Adesso io sto scrivendo questo termine qua. Al posto di E2 ci metto V2, poi ci dovrei mettere meno R2 per V2, meno G omega L2D per come ho scelto di orientamento. Quindi scrivo qua V2, la parentesi, V2 meno R2 2 meno J omega L2 2 e 2 e
e tutto per il metro quadrato. D'accordo? Li trovate? I segni meno vengono fuori da come ho scelto questo orientamento. Vabbè, penso che non ci troviamo facilmente. Però, allora, PC1 più PFE meno. Allora, facciamo questi prodotti. Allora, viene fuori R2, parte reale, I2 con 2A. Poi qua viene meno per meno fa più, parte reale di V2, scusate, sto facendo questo per questo, quindi viene R2 modulo di 2 al quadrato, modulo di 2 al quadrato, più ancora, perché sempre meno per meno fa più, parte reale di J omega L2D per il modulo di 2 al quadrato. Ma sono calcoli analogi a tutti, quindi non mi soffermo. Allora, a questo punto cosa abbiamo? PC1 più PFE. Allora, abbiamo questi tre termini da analizzare. Allora, questo quanto vale? Zero. Ormai siamo dei maestri, per i motivi che abbiamo detto. Questo che cos'è? Questa è la potenza, questo è il numero reale, quindi la parte reale di questo è proprio questo numero qui. Questa è la potenza dissipata da questo resistore qua, il quale sta lì a rappresentare le perdite nel rame del secondario, perché è la resistenza del filo con cui faccio l'avvolgimento secondario. Quindi questo termine qua altro non è che le perdite nel rame al secondario, le chiamo P5, d'accordo? E rimane questo termine qui da considerare, meno parte reale di V2 e I2 con V2. Allora, che cos'è questo? Questa è la potenza assorbita dall'impedenza collegata al secondario. Perché? Perché sull'impedenza collegata al secondario, vedete, ho fatto la convenzione del generatore, la corrente due orientata così, no? Quindi su questo, vedete, ho fatto la convenzione del generatore. Quindi meno V2 I2 coniugato è la potenza assorbita, col segno meno a causa della convenzione del generatore. Ne faccio la parte reale, quindi quella è la potenza attiva assorbita dal carico, dall'utilizzatore, dall'impedenza. E cioè quella che io chiamo potenza in uscita, quella che viene utilizzata dal carico che ho collegato al trasformatore. Quindi la chiamo PAU. Quindi in definitiva, lo scrivo qui sotto il risultato finale, la potenza in ingresso al trasformatore, potenza in ingresso è pari alla potenza in uscita più le perdite nel ferro più le perdite nel rame complessive, quella primaria e la seconda, le chiamo PC complessivamente. Quindi volendo riassumere quello che abbiamo detto lì in quel macello di formule che stava davanti, è che la potenza attiva in ingresso, okay, parte viene dissipata nel rame del primario, parte viene dissipata nel ferro, parte si trasferisce elettromagneticamente da primario a secondario grazie all'accoppiamento magnetico del CFE2, parte si dissipa nel rame secondario, parte finalmente viene utilizzata. Chiaro? Questa è l'interpretazione che possiamo dare. Per quantificare tutta questa roba che si perde in questi passaggi, definiamo il rendimento, lo chiamo ETA, del trasformatore, in termini di potenza, si può definire in tanti modi, per carità, noi lo definiamo in termini di potenza perché questo abbiamo a nostra disposizione, lo definiamo semplicemente come potenza in uscita diviso potenza in ingresso. Questo è il rendimento complessivo, è una cosa molto ragionevole. Ossia, sostituendo l'espressione, abbiamo Pout diviso Pout più perdita nel ferro più perdita nel rame. Questo è
stessa quantità, chiaramente, come deve, è una quantità minore di 1, ovviamente. Tuttavia, quello che possiamo dire è che i trasformatori, gli oggetti fisici, questi oggetti fisici qua, hanno dei rendimenti estremamente elevati, il che, diciamo, è la controprova del fatto che le ipotesi semplificative sono, diciamo, molto aderenti alla realtà. Quando dico molto elevati significa che è facile avere rendimenti superiori al 90%, è facile, insomma, si possono costruire senza grossi problemi trasformatori che abbiano rendimenti superiori al 90%. Cioè significa che quello che ci perdiamo nel mettere un trasformatore in un sistema elettrico è molto poco rispetto a quello che passa, diciamo così. Quindi sono oggetti estremamente efficienti, quantificati in questo modo qua. È chiaro che se valessero per le ipotesi di idealità, allora il rendimento sarebbe 1, 100%, perché questo oggetto è trasparente alle potenze, il trasformatore ideale. Quindi tanto entra quanto esce, non ci perderei nulla, quindi rendimento 100%. Il rendimento non è proprio 100%, perché queste ipotesi non sono rigorosamente vere, ma tuttavia sono molto ben verificate, per cui il rendimento non è il 100%, ma sarà appunto il 95-96%, meno per i trasformatori più grandi si riescono a raggiungere questi valori di rendimento così elevati. Quindi è il trasformatore una macchina molto vicina a funzionare come un trasformatore ideale. Vabbè, direi ci fermiamo per un po' di tempo. Thank you.